Quali come sempre, ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, il giorno dopo del rocambolesco pareggio del Pescara con la Ferrara Pisalò. La gara di andata degli ottavi di finale si concluse con questo risultato di 3-3. Misureremo il termometro dell'ambiente sportivo pescherese, chi è leggermente ottimista, la maggior parte dei tifosi ovviamente sono preoccupati per questa partita di ritorno in programma giovedì sera alle ore 20:30 a Salò. Luci e ombre nel corso di questa gara, la reazione dei biancoazzurri sotto di due gol, la difesa che continua che continua a fare acqua, diciamolo chiaramente, perché in avanti qualcosa si vede, ma nelle retrovie le solite carenze. Ne parleremo questa sera con i seguenti ospiti. Ringrazio e saluto l'assessore al Comune di Pescara, l'ex sindaco, l'avvocato Luigi Albore Mascia. Buonasera Luigi, grazie Buonasera, per ben aver accettato trovati. il nostro invito. Grazie. Ritrovo con piacere un uomo di calcio come Guido Colangelo. Buonasera Guido, ben Grazie, rivisto. grazie, Un buonasera a bentornato tutti. nel nostro studio al dottor Pietro Literio, psicologo. Buonasera Pietro, Buonasera a anche tutti. giornalista. Grazie per essere qui con noi. Poi i nostri compagni di viaggio, a partire da Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. E Buonasera dopo tante giornate in infermeria torna con noi Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco, ben a te. Buonasera, salve, rivista. buongiorno. Beh, vabbè, Problemino problemi muscolari. muscolare. Salutiamo anche Salve a Totò De tutti. Leonardis che tornerà con noi la prossima settimana, così come tornerà con noi in studio anche Andrea Costantini che è collegato in piattaforma. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico, saluto tutti gli ospiti in studio, non manco di aggiornarvi sul posticipo di questa sera in Serie A, inizio shock per la Roma che è sotto già di due gol a Firenze, Fiorentina-Roma 2-0, reti di Nico Gonzalez e Buonaventura in appena 12 minuti, a te. Grazie Andrea, poi torneremo da te anche per altre valutazioni su questo momento del Pescara. Luigi, allora, è finita o no? Affatto. Certo, se fossimo riusciti a conservare il vantaggio, che era arrivato forse un po' troppo presto, sarebbe stato meglio, però questo è un risultato che lascia aperte comunque le porte anche ad un risultato che potrebbe essere una sorpresa, certamente in questo contesto, ma che comunque è alla portata del Pescara. No, Ecco, ricordiamo per i pochi che non sanno ancora come funzionano questi playoff, il Pescara deve soltanto vincere a Salò, altrimenti sarà Ma non è eliminato. una missione impossibile, non è una missione Chi è impossibile. meno ottimista di Luigi? Vedo sui volti di Guido, Pietro, Riccardo e Francesco, qualcuno è meno ottimista, possiamo dire, si può essere 51 per realisti. volendo essere ottimisti, 51% la Feralpi, 49% il Pescara. Beh, sono alte le Fa percentuali allora. sì, io detto, volendo essere ottimisti, volendo essere realisti, è inutile addentrarci nelle percentuali. Questa è una squadra che fino adesso ha pareggiato, a conferma di quanto è importante il miglior Eh piazzamento nel certo. corso della stagione, ed è una squadra, come hai detto tu nell'introduzione, dietro si continua a prendere gol. Dopo Bravi gli analizzeremo altri, le varie ma anche problematiche. vari Sul errori. meno ottimista penso Riccardo Clinco. Ma sì, perché abbiamo due risultati contro, il pareggio e E la sconfitta. la sconfitta, e quindi poi abbiamo delle assenze importanti. L'unica cosa che mi lascia una porta aperta in questo 20% di possibilità che do su 100 al Pescara è il fatto che nell'ultime due partite hanno tirato fuori quella rabbia agonistica che io ho sempre chiesto, e questo mi fa ben sperare, perché ti faccio un piccolo esempio: sul gol di Cernigoi a me questo ragazzo mi ha entusiasmato per la rabbia che ci ha messo. Ecco, se questa squadra ci mette quel tipo di rabbia, possiamo anche andare a fare il Il colpo. termometro del dottor Literio? Ah, per me Pescara ce la può fare tranquillamente. Una rivoluzione in pochi giorni, non so se è possibile. Il mio stato d'animo però è più dispiaciuto. Dopo ci spiegherai perché, adesso soltanto un primo giro per sentire le prime impressioni, i vostri umori. Guido? Io sono positivo, nel senso che positivo in senso bello. Siamo pieni di positivi qua. Visto, salutiamo Ce lo tutti, dici in diretta? siamo tutti e quindi no, io sono convinto che ce la facciamo invece, per un motivo semplicissimo. Perché il Pescara ha solo un risultato e deve vincere. E siccome il Pescara quando va sotto
c'ha sempre quella bella reazione alla fine, casomai, però se potessero essere così prepotenti dall'inizio, probabilmente la partita potrebbe incanalarsi. Quindi certa l'aspetto maniera. Psicologico sarà determinante, una partita anche mentale. Poi il nostro proprio psicologo di sì. Ci non si devono difendere, perché noi non sappiamo assolutamente difenderci. Allora, ecco, entriamo nel vivo della partita di ieri. Sul 3-1 in pochi speravano di riacciuffare almeno un risultato positivo. Ecco, lì cosa è scattato secondo te, Luigi? L'aspetto caratteriale, anche la possibilità ormai di non avere più nulla da perdere, quindi ci si è buttati un po' più davanti, o l'ingresso ad esempio di Cernigoi al posto di uno spento Ferrari, il Delle Monache che è entrato benissimo a pochi nella parte finale della partita. Qual è stata la chiave? Guarda, io credo che in questo mese circa, forse anche meno, di avvento del ciclo Zauri, di inizio del ciclo Zauri, penso che forse sul piano caratteriale ha lavorato. Se c'era un limite il più vistoso di questa squadra dell'era Auteri, forse era quello cui faceva riferimento Riccardo Clinco, e cioè il carattere, il mordente. D'altra parte, questo risultato di ieri non è una novità anche rispetto alle altre due partite dei playoff. Nei primi due turni abbiamo dovuto rincorrere, nell'ultima partita prima della partita col Feralpi, addirittura anche con la Carrarese, ci eravamo trovati nella medesima situazione. Quindi forse la cura Zauri soprattutto su questo ha inciso notevolmente. Io non credevo che potesse ribaltare quel risultato, anche perché vedevo un Feralpi ben organizzato e un organico di qualità. Quel di Molfetta è un giocatore che non capisco come cosa ci faccia in Serie C, scuola Milan oltretutto, sì. Però vedevo soprattutto un'organizzazione di gioco e un livello tecnico notevole, e ritenevo improbabile che il Pescara potesse riuscire a recuperarla. Però quello che hai detto tu anche è stato determinante, l'ingresso di Cernigoi. Devo dire che forse se Cernigoi fosse stato per gli episodi, per gli episodi, è stato per gli episodi, ma credo che rispetto a un Ferrari in quelle condizioni, comunque prendiamo atto che Cernigoi in questo momento è l'attaccante più in forma del Pescara, e questo è evidente. E in una soluzione come quella dei playoff, che di fatto diventano come una sorta di competizione chiusa, il campionato europeo, il mondiale, eccetera, lo può dire l'amico Colangelo, i giocatori più in forma sono quelli da mandare in campo in quel momento, al di là della storia che hanno avuto dei 17 certo. gol, in quel momento devono giocare quelli che scattano. Allora Guido, cosa non ha funzionato, a parte i soliti errori sui calci piazzati, perché a difesa è schierata, il Pescara non lascia molto spazio agli avversari, a Zempiglianis nelle marcature uomo è andato benissimo, però sui calci piazzati è stato colpevole di non aver seguito l'avversario. Può darsi che non si riesce a curare questa idiosincrasia, la marcatura. Sono 15 anni che noi prendiamo gli stessi. Bravo, Gianni, però 15 anni. Io ho sempre detto, anche all'inizio di questo campionato, dove si parlava, tutti dicevano che la squadra era forte, allora io ho detto il solito problema è la difesa. Ma questi non sono capaci proprio, capito? Cioè, anche se giocano a uomo, non sono capaci a marcare. Perché hai visto il primo gol, stavano a zona, non a uomo. E è stato un errore individuale. Sì. Perché sì. Questo ha staccato. Lo possiamo rivedere, Maurizio? Scusami se ti seguo. Ha staccato a piedi fissi, non ha avuto il tempo di fare il terzo tempo, oppure di ecco, parte un po' da lontano. Però poi si è dovuto fermare e ha staccato a piedi fissi, se lo guardiamo bene. Quindi possiamo, voglio dire, è un errore clamoroso. Anche se secondo me non è individuale, anche però voglio dire, lì ci deve essere uno che lo marca. E invece si è quasi girato. Però Zauri parlava di marcatura a uomo sui calci piazzati, che non si vede. Non scherziamo, però. Allora il gol di Memusciai solo era. Quindi è vero. Infatti negli spogliatoi ha risposto, anche noi abbiamo commesso. Esatto. Forse ancora più clamoroso. Esatto, sì. Dimenticato completamente. È così, Ma vince chi sbaglia di meno. Infatti. Noi perché siamo scottati. Scusa, sette reti in tre partite. Però è così, la realtà è questa. Se lo possiamo vedere un po' a rallenti, se possibile.
possibile. Allora Maurizio Guido chiede un po' il rugby. Se è possibile. Anche è possibile cioè, stacca l'attaccante del a piedi fissi, cioè guarda. Guido, me lo insegni tu, ma quante azioni così? Guarda un po', ce ne sono due del Pescara al centro. Sì, vabbè, ma non ci hanno gli uomini, ma stanno nessuno, ma stanno tutti liberi. E quindi appunto, le posizioni sono sbagliate. Però voglio dire, lì c'è l'avversario, ce l'ha il difensore del Pescara. Ne ha due, certo, come no? Ce n'ha due e anche che si sono spostati, anzi, uno si è anche allontanato. Ci sono responsabilità del portiere in questa occasione o no? Ma no, secondo me no. Mi meraviglio che Zauri, che è un difensore, non ottimizzi il reparto difensivo. Mi chiedo come ci sta lavorando. Allora, sul secondo gol non possiamo dire nulla perché lì è stato un capolavoro. Adesso lo vediamo. Scusa, un pezzo. Sì, prego, Riccardo, dimmi. Una leggera responsabilità del portiere sul primo gol c'è. Allora torniamo al primo gol, sì. Perché non sei intervenuto? Perché aspetto che tu mi chieda qualcosa, io rispondo. Nel senso che c'è una responsabilità di tutta la difesa che sono quattro, lasciando due, vedi, vabbè. Sono quattro vicini. Se tu vedi, questa palla è prendibile. Non ci arriva mai il portiere. No. Ma tu dici in uscita o tra i pali? No, tra i pali. Nemmeno se ha la calamita guarda, tra le mani. Guarda, il portiere ci arriva. Guarda. Sì? Guarda. Vabbè. No, vabbè, prendibile. Difficile, non è complicato. Prendibile, siamo prendibili. Non era nell'angolino, era abbastanza. Non era centralissimo, però. Non è un errore. Ma io ti ho detto il 10%. Non ti ho detto. Voglio passare, però, e non lo sono, difensore d'ufficio del Pescara. Ma io nella fase difensiva. Però lo vediamo a tutti i livelli. Il 90% dei gol sui calci piazzati finiscono così, come quando mi fanno morire questi quando sì, però alzano le mani. Sette gol in tre partite in casa. Questo è una storia, vedi, che si sta ripetendo. Per quello che ho detto, non sette gol. Vedi, guarda dove è passata la palla. Tre partite, scusa, cioè. Guarda dove è passata la palla. Ma lui la tocca, infatti, però cioè, non fa in tempo a deviarla tutta. Ti dico, non era così angolato. Sì, però stava lui stava a mezzo passo, stava quasi in uscita. Capito? Perché Sorrentino non dia più le garanzie perché è giovane, non perché non sia bravo, questo è sotto gli occhi di tutti, anzi molti invocano proprio l'ingresso di un portiere esperto come Jacobucci, non tanto per come difende i pali, ma per come comanda l'intero reparto, quindi ci vuole anche una nuova esperienza. Ma senza nulla togliere al gran campionato che ha disputato Sorrentino. Sul secondo gol dicevamo c'è stato questo pezzo di bravura, no Guido, dicevi non sette gol in tre partite? No, dicevo ne ha presi 58 gol completi, ma quasi tutti simili, non solo sette nelle ultime tre. Qui ovviamente non poteva far nulla il portiere che c'è stato il capolavoro. Tra poco vedremo il terzo gol, anche questo ha fatto storia. Un gol, fatto un gol allora, anche però, sul secondo gol non può far nulla il portiere che non c'entra nulla, però parliamo del portiere se parliamo del portiere no, però su guarda come si è smarcato, si è liberato. Ma quello fa un dribbling in mezzo a due e si porta la palla. Se lo fa un giocatore di Serie A, lo faceva Del Piero, la gente la batte. E allora questo è bravo, chi ha fatto gol e basta. Che ogni gol è anche frutto di una disattenzione dell'avversario o di una precaria fase anche della qualità tecnica del giocatore. Ma questo con una finta passa in mezzo a due giocatori. Ieri lui non ha fatto solo questo ragazzo, ha fatto anche altro durante la partita. Infatti è stato il migliore in campo del Ferrari. Ma io non dico, vedi, questo è stato uno dei migliori, allora faccio una domanda difficilissima, faccio io a voi stasera. Che ruolo gioca questo? Ci torniamo casuale. Che ruolo gioca? Poi gli scienziati mi diranno col 3-4-3, col 4-3-3. Cioè il modulo della squadra. Voglio dire, il giocatore è bravo, non c'è un ruolo fisso. Questo ha giocato a tutto campo. Sì. A destra. Sì. Io infatti dicevo, ma scusa, ci vedo già poco di sera, no? Dicevo, ma com'è possibile che sta sulla fascia lui, destra? Destra, sinistra. Cioè, dico, quindi uno che sta a giocare a pallone ti mette in difficoltà in qualsiasi momento, in qualsiasi squadra. Godiamo solo il terzo gol, perché anche qui ovviamente ci sono delle grandi responsabilità della difesa. Nuovo, ecco, anche qui
Anche qui quello è diciamo, l'uomo vicino, quindi lì è proprio del giocatore che si è fermato, non ci ha capito. Qua non c'è responsabilità del portiere, ma c'è una grande responsabilità del reparto difensivo. Guarda. No, del reparto, di lui diciamo prima. Nella marcatura uomo durante la partita è stato bravo, ma nelle occasioni dei calci piazzati è stato devastante. Allora andiamo a sentire i flash con il tecnico Zauri, poi sentiremo anche l'allenatore della Federal Pisalò, Stefano Vecchi, tuo ex allenatore dell'Inter, lo ricordi, anche prima squadra. Andiamo a sentire Zauri. Sì, i gol sono un dato oggettivo subiti, quindi non posso dire niente, ma sul resto oggi abbiamo fatto una grande partita, esattamente come il secondo tempo della partita scorsa. Le partite possono puoi vincere, puoi perdere, ma se giochi così, con questo sono d'accordo con il cuore, ma con grandissima qualità, secondo me una buonissima proposta da parte del Pescara contro una squadra sicuramente interessante. Ma è chiaro che se concediamo questi gol è troppo facile per gli avversari. Detto questo, grande cuore, grande voglia di recuperare il risultato, ce l'abbiamo messa tutta, ce l'hanno messa tutti i ragazzi. Da questo punto di vista non vi posso rimproverare niente. È chiaro che commettiamo disattenzioni e le paghiamo a caro prezzo. Io penso che ne parlavamo già l'altra volta per quanto riguarda i tifosi vogliono questo, quindi non possiamo nemmeno un secondo non portare in campo questa roba qua, quindi atteggiamento, voglia. E si è visto anche nella partita scorsa quanto loro abbiano apprezzato questo atteggiamento. È chiaro che dobbiamo farlo anche in altre partite, e se ci troviamo in queste difficoltà, magari anche il risultato è per colpa nostra sicuramente. Dal punto di vista dell'atteggiamento della gente non possiamo ringraziarli. Oggi state vicini dall'inizio alla fine, e l'applauso finale credo sia degna conclusione di una prestazione insomma importante dei ragazzi dal punto di vista dell'atteggiamento, con degli errori ovviamente. Alla fine adesso state un po' pagando ad oggi queste due partite che sicuramente vi hanno costretto ad uno sforzo fisico importante e anche a dei cartellini gialli che ti costringeranno a perdere altri due giocatori per la gara. Guarda, io non vivo di rimpianti, ormai quello che è stato, dobbiamo pensare al presente, e la prossima partita che è giovedì sarà fondamentale per noi. È chiaro che è giustissimo quello che dici, ma non possiamo farci niente, per cui col senno di poi è tutto giusto, ma pensiamo a domani riposandoci oggi. Ecco, Zauri mette in evidenza questa reazione caratteriale, l'apporto del pubblico, tutte cose vere, perché ieri c'era anche un bel clima all'Adriatico, un pubblico più caldo. Si pagano queste due partite con Carrarese e Gubbio rispetto alla Federal Pisalò, che invece ha giocato la prima gara. Secondo voi, anche tra squalifiche, stato di forma, Luigi, oppure è solo un alibi? Dal punto di vista delle squalifiche, sì. Io trovo discutibile questa regola per cui le diffide del campionato vengono portate in questa seconda fase di campionato vero e proprio, perché sono le chiariamo che i giocatori sono in diffida alla prima ammonizione. Alla prima ammonizione. Cioè, volevi dire che si azzerano al termine della regular season, poi e quindi come prendi il primo cartellino, basta un'ammonizione alle ammonizioni, in tre partite ci sta che se i giocatori vengono ammoniti. Però la situazione del Pescara è più delicata rispetto ad altri, per esempio la Feralpi non aveva la situazione che ha il Pescara. E certamente questo è un aspetto, però dal punto di vista secondo me della freschezza atletica invece penso che questo non incida. È vero che il Pescara ha due partite in più, la Feralpi ha potuto prepararsi per questo doppio confronto, però è anche vero che la tensione emotiva, la tensione agonistica magari in molti giocatori e in molti atleti ha bisogno di rimanere costante. Invece spezzare rispetto al campionato con una settimana, 10 giorni, adesso arriveranno anche le seconde dopo nella ulteriore fase dei playoff, secondo me potrebbe essere penalizzante. Guido, forse il valore livello aggiunto è proprio questa tensione che Zauri ha dato ai giocatori. Il livello tecnico è cresciuto, si è visto subito rispetto alle prime due partite da parte dell'avversario, no? Beh certo, la differenza si comincia a vedere, come no? E infatti Federal Pisalò si è visto subito che è una squadra tosta, una squadra che sa quello che vuole. Si muoveva bene in campo, non ha mai speculato sul risultato, non anche sul 3-1 non ha fatto barricate. Uno che è venuto a Pescara probabilmente volevano anche vincere, quindi, però ecco, anche il Pescara si è difeso benissimo insomma. Devono avere più coraggio, a parte gli episodi calcio, a parte questo che è più forte di loro probabilmente, non lo so per quale ragione. Se eppure Zauri ci lavoriamo probabilmente sempre, è difficile giorno, lavorarci proviamo, sopra, però voglio dire
oramai lo sanno, sappiamo tutti che il reparto difensivo è quello più fragile in questa squadra, e quindi dovrebbero cercare di Enrico, io quando facevo nel 3000 avanti Cristo allenavo una squadra l'altro ieri i miei li allenavo con la propria ombra, il giocatore si allenava sulla sua ombra per fargli stare svegli, no? Cioè spiegaci che significa con la propria ombra? Sull'ombra, no? Se ci allenavamo e c'era il sole o faceva accendere le luci, ogni giocatore fa l'ombra, si fa ombra, no? Da solo. e lui marcava se la sua ombra, il giocatore, ognuno vuol si muoveva. Non perdi l'avversario. Per l'attenzione, il dottore mi vede e dico. Però ci avevamo veramente dei risultati eccezionali. Ci credi, cioè, gente sveglia. Se lo dice è vero, interessante. Perché lui usava tutti i metodi. No, ma mi interessava chiedergli un'altra cosa, perché lui giustamente ha detto c'è bisogno di coraggio. Certo. Ma come si allena il coraggio? Questo purtroppo è una competenza una non dell'allenatore, ma certo, dello psicologo. Io infatti, dottore, io in questo momento chiederei proprio uno psicologo per questa squadra, per un motivo semplicissimo. Perché non è possibile avere questi alti e questi bassi in una maniera così semplice, la discontinuità. Esatto. Io dico un'altra cosa, è così difficile fare l'allenatore a questa squadra, veramente è complicato, per un motivo. Anche noi qui stavamo dicendo, cavolo, se entrava prima Cernigoi sarebbe stato molto meglio. Ma guarda che l'ultima settimana che ha giocato... Quando abbiamo visto Cernigoi ma quando entra Ferrari? Ma Ferrari non entrava, l'ha fatta entrare in ritardo, perché probabilmente vincevamo la partita. Quindi questo fatto deve essere studiato, deve essere allenato. Il problema è che non si può lavorare sull'emergenza. Perché certo. Si parla di coraggio, si parla di aggressività, di intensità ogni volta che c'è l'emergenza. Invece certo, si allena anche nel pre-campionato. Certo, soprattutto l'aspetto forse, psicologico, certo. Come si allena il fisico, certo, come si allena la certo, tattica. Però siamo tutti d'accordo che caratterialmente questa squadra è migliorata, perché non aveva queste grandi reazioni fino a un mese fa. È più resiliente, direbbero, no? Gli psicologi. Esatto. Certo. Andiamo a sentire il tuo ex allenatore Vecchi, che è soddisfatto nonostante tutto del risultato. Buonasera, le chiedo, la vigilia avrebbe firmato per un 3-3? Firmato no, però era un risultato che poteva andarci bene e ci va bene. Chiaro che dopo una partita di questo tipo qualche rimpianto ce l'abbiamo, però riportiamo, diciamo così... Ci giochiamo il doppio risultato in una partita sola in casa nostra contro una squadra di grande qualità, quindi siamo comunque contenti, anche se c'è un po' il rammarico di essere andati in vantaggio 3-1 e di essersi fatti riprendere. Io onestamente speravo di vedere la mia squadra così, perché noi abbiamo fatto a mio avviso veramente molto bene. Il Pescara guardandolo un po' abbiamo visto quelle che erano le sue qualità del Pescara, infatti le ultime gare sono finite 2-2, questa 3-3, quindi è una squadra che sicuramente un po' come noi predilige la qualità, lo sviluppo del gioco al fatto di essere chiusi o troppo equilibrati. Magari un 3-3 così non se l'aspettava nessuno, però per la qualità del gioco e dei giocatori in campo credo che ci possa anche stare. Hai visto Pompetti? Sì, Marco. Sta giocando, l'ho abbracciato finita la partita e gli ho fatto i complimenti perché sta facendo una grande stagione. A tutto campo. E proprio con Vecchi Pompetti ha conquistato il tricolore in primavera con la tua Inter. Comunque, una squadra che è organizzata sul piano tecnico, sul piano tattico. Te l'aspettavi, Guido, una prestazione del genere? Io sì, perché ho seguito la rosa di questa squadra. Come dici tu, c'è dei giocatori vengono attinti dal Milan, dall'Inter, quindi insomma gente che ha vinto il campionato. Ha battuto in casa in campionato anche il Sud Tirolo, anche che ha preso pochissimi gol. Sì, quindi... E quindi me l'aspettavo. Dicevo prima, il livello tecnico si sta alzando. Beh, stanno giocando le migliori adesso dei rispettivi gironi. Nel corso del campionato, seguendo le cronache, gli highlights,
Ferrar Pisalò era indicata come una delle squadre che giocava meglio per lunghi tratti, anche meglio dello stesso Sud Tirol che ha dominato la stagione. Quindi il risultato non lo puoi accettare con il sorriso, perché sai che adesso devi vincere, altrimenti finisce questa avventura nei playoff. Però io credo che il Pescara le risorse per ottenere il risultato a questo punto clamoroso le ha. Sul discorso della difesa, io credo che io sono convinto, ma non si può allenare. No, non è che non si può allenare. Sul marcamento a zona Guido lo può dire meglio di noi, ma poi basta che vediamo quello che abbiamo visto in questi anni e vediamo anche quello che succede negli altri campionati, quando fanno le carrellate di 10, 20, 30 gol, il 60-70% sono sempre o giocate clamorose come il primo gol di Molfetta, come che si chiama, oppure dai calci piazzati. E sui calci piazzati, in un'area dove ci stanno 18 persone, se tu marchi a uomo... Io sono per il marcamento a uomo, ma io non sono nessuno. Se la maggior parte degli allenatori tu Guido sempre a uomo, ma questo schieramento a zona no, zona Pietro. O uomo, se non c'è la giusta intenzità e attenzione del calciatore, questo non sì. funzionerà né la zona né l'uomo, e lì manca la giusta una intensità. Domanda. Perché non c'è solo sui calci piazzati? Evidentemente hanno molta paura di prendere gol lì. È un gol, ovviamente un vizio, sono abituati, condizionamento. Effettivamente hanno subito sul gol del Pescara del giocatore che è marcato sì. proprio a stretto contatto da Ilianes. Ma che fa secondo voi Ilianes in quel momento non è, come devo dire, non è concentrato, non è attento, non è preparato per una soluzione? Non è stato del bravo, quindi non è scarso. Fa parte... ha sbagliato, eh? Quindi è scarso. Ha paura di non avere. Com'è non ce l'ha? Sì, io sto dicendo il contrario, sto dicendo è impossibile che non abbia l'attenzione massima, sapendo che tra l'altro hai l'avversario. Se c'è la paura, l'attenzione cala. Francesco, scusa un secondo. Noi perché siccome ci siamo scottati veloce. Guarda che il problema, il primo gol l'abbiamo preso a zona, il secondo gol stavamo marcando a uomo. Appunto. Quindi voglio dire, esatto, non cambia nulla. No, esatto, per quello che sto dicendo. Salta, no, non niente, interviene, ecco, non, sì, non si muove. No, salta ma si gira, guardate bene l'azione. Sì, salta, si gira. Della partita di ieri invece qual è la cosa che ti è piaciuta di più, a parte la reazione a livello caratteriale, come prestazioni, che hai visto bene? Guarda, a me l'approccio è piaciuto alla partita, e quando dite che il livello tecnico si alza, se il Pescara, come tutti ci auguriamo, avrà la possibilità di andare avanti, verranno fuori le qualità tecniche di questa squadra. Questa squadra ha sofferto proprio con le squadre invece... Però bisogna fare in fretta perché... Però bisogna fare in fretta, e giovedì è il giorno della verità, però la prospettiva è quella che se si alza il livello tecnico il Pescara la sua la può dire. E ciò che mi è piaciuto ieri chiaramente la reazione, poi Pompetti è un giocatore che purtroppo non avremo giovedì, ma è un giocatore essenziale che quando è mancato al Pescara si è sentito. Possiamo dire bene anche Zappella anche Monache, bene, perché... e poi Cernigoi che sì. è entrato pronti via con l'approccio giusto, ma francamente il Cernigoi in forma di ieri l'avevamo già visto nella partita precedente, mentre ho visto Ferrari in condizioni non ottimali, e avrei, se questo fossi, è un altro problema, Zau, fossi Ferrari... stato Zauri avrei fatto il contrario, cioè sarei questo partito, è un grosso problema. Fatto nelle sarei partito partite. Con Cernigoi e avrei però eventualmente lo diciamo prima ma rinuncia dall'inizio al capocannoniere sì, del ma non, è, ma non può essere queste, ma non può essere il ragionamento fatto giusto nelle due partite. Gioca chi più in forma, non gioca il capocannoniere, cioè gioca chi in quel momento dà l'idea di essere in condizioni fisiche migliori. Certo, il Cernigoi Ferrari stiamo, non lo è. Il Cernigoi che stiamo vedendo adesso è difficile dirgli siediti e entri a gara in corso. Guarda, Riccardo, perché... noi abbiamo sempre contestato il fatto che Auteri non aveva 11 titolari. Zauri ha i suoi titolari, Ferrari è il titolare, probabilmente l'ha provato, andava bene, ha provato Ferrari. Poi Ferrari non ha condizione perché purtroppo questo infortunio... Ha il problema fisico al polpaccio. Ha un problema che... E quindi si è visto, io l'ho detto anche direttamente quando mi sono collegato, ho detto questo ragazzo qua non si vede che ha qualcosa che non va, Cernigoi è entrato con un altro pass. Ma però... No, volevo dire che poi, non so se ci rendiamo conto, ma ieri abbiamo giocato nel primo tempo in 10.
perché sì. Ferrari camminava. Sì, però io ti volevo dire giocato in 10. Una cosa, se c'è questo, se c'è questo problema fisico che lo condiziona, purtroppo sono tre questa partite. Partita che noi andremo a affrontare con la grandissima mancanza di Pompetti, che è il nostro faro, io proverei, se ce lo concede, delle monache, perché questo ragazzo che ha una voglia di giocare, quando entra è devastante. Quindi come nelle... Ma, però per l'attacco del per l'attacco, io sì, parlo sì. In generale per la partita, sì. Perché tu oggi come oggi, questo ragazzo, come io cito sempre delle cose, c'è il problema della convocazione nazionale, non esatto, sappiamo se però il CT Corradio lascia libero, ti sei trovato Cabrini nei 90 Schillaci, in questa partita ti devi trovare delle monache, uno che è un attualmente è un nessuno, è uno di prospettiva, che in questa partita, che è la partita più importante del Pescara, può dare qualcosa di più. Ma poi è uno capace di saltare perché l'uomo e di salta fare l'uomo è veloce e di fare e visto strappi che... alla Leao, so visto che, so che con te e visto che io non credo, di strappi alla Leao infierisco sulla... e visto che io non credo, come ho visto in campo il Ferrari, no, che faccio una partita aspettandoci, ma secondo me farà la sua partita. Se la giocherà. Nelle ripartenze, secondo delle monache, è devastante. Intanto saluto dalla Bulgaria l'ex del Pescara e l'ex della Feral Pisalò, Davide Vitturini. Buonasera Davide, ben rivisto. Come stai? Buonasera a tutti. Ciao Enrico, grazie. Grazie dell'invito. Tra poco ti sentiremo perché è il doppio ex e quindi lui conosce meglio di tutti quanti noi l'ambiente di Salò, però chiedo ad Andrea Costantino un po' di pazienza. Davide, adesso veniamo da te. Andrea, allora la situazione per le squalifiche, c'è questo ricorso di Dursi che sì. È sempre un'arma in più, magari venisse accolto, no? Sì, perché già il centrocampo è falcidiato dalle assenze, visto che, come avete detto, mancherà Pompetti, mancherà anche De Risio, quindi a questo punto si apre anche un altro fronte. Se Zauri insisterà con il centrocampo a tre, adattando qualcuno, schierando gli unici tre disponibili, oppure se adotterà un modulo diverso, magari l'auteriano 3-4-3, per giocare solo con due centrocampisti di ruolo. Poi si spera di poter recuperare Dursi per avere un'arma in più in attacco, perché nelle ultime partite Clemenza non sta brillando, Rauti invece è andato in gol e comunque sta dando dei segnali importanti. Avere un Dursi a disposizione per la gara di ritorno, come hai detto tu, è una freccia in più, anche perché lo abbiamo visto, queste partite si risolvono spesso nel finale, c'è bisogno di gente che abbia condizione e quindi c'è bisogno di avere quei cambi. E come dicevi, che mercoledì ci sarà la sentenza della Corte d'Appello Sportiva, sì, vedremo, vedremo. Sì, assolutamente sì, 24 ore prima si saprà se Eugenio Dursi sarà del match, tutto rimesso alla decisione del secondo organo. E anche questa situazione di Delle Monache presenta dei punti interrogativi, perché è tornato in nazionale. Sì, sì, è stato convocato dal selezionatore Bernardo Corradi. Dopotutto ha fatto molto bene anche nella precedente convocazione, ha giocato circa 80 minuti con il Kosovo, ha prodotto delle giocate importanti e quindi ha lasciato il segno. Evidentemente c'è questo rischio. La scorsa partita, comunque, se vi ricordate, poi ci fu quella deroga e da Coverciano sì. Lui si poté spostare nella vicina Pistoia. Vedremo in questo caso se si avrà una deroga un po' più ampia. Va bene, sono le 21:34 minuti, andiamo in pubblicità, torneremo tra qualche minuto, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport,
Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 21:40, rientriamo in diretta. Allora, sono collegati con noi sempre Andrea Costantini. Andrea, novità dal posticipo di Serie A? All'intervallo Fiorentina sempre avanti 2-0 con le reti di Gonzales e Bonaventura nei primi 12 minuti. C'è da dire che era stato annullato un altro gol a Bonaventura, sarebbe stato quello del 3-0 col VAR annullato per fuorigioco. A te. Piccola parentesi interna in studio, Luigi, il Milan vince lo scudetto a dispetto dell'Inter di Klinko? Ciao, ti scongiuri, però tutto lascia pensare che finisca così. Riccardo? Io ci spera ancora. Io ho detto che il Milan perde con l'Atalanta in casa e l'Inter non vince a Cagliari, quindi purtroppo lo scudetto non va bene. Allora salutiamo dalla Bulgaria Davide Vitturini. Davide, come stai innanzitutto? Ciao, tutto bene, grazie Enrico, tutto bene. Allora, intanto grazie per questo collegamento, sei il doppio ex del Pescara e della Feral Pisalò. Ci racconti l'esperienza soprattutto con la Feral Pisalò, mi parlavi di una società molto organizzata, di un ambiente bello per un giovane, è così? Che ricordo hai di quell'esperienza? No, guarda, ambiente veramente per crescere e lavorare veramente eccezionale per quello che riguarda la serie, a dispetto di tante realtà della Serie C. Io mi sono trovato veramente tanto bene, anche perché ci sono stato nel periodo del Covid, nel momento in cui stavo uscendo il Covid, a dimostrazione del fatto che loro sono molto organizzati, non ci facevano mancare proprio niente, rispettavano tutte le misure di sicurezza, erano veramente precisi in tutto, non ti facevano mancare niente al campo, veramente una bella società che sta lavorando bene adesso da un paio d'anni. E sta facendo un grande anche lavoro sul piano tecnico. Molti tuoi ex compagni erano giocato qui a Pescara. Assolutamente, sì. Carraro, Legati, Bacchetti, Bergonzi e poi davanti Miracoli e Guerra anche, quindi li conosco bene. C'è qualità. Ti sei informato sulla partita? Sei riuscito a vedere qualche filmato? Io ho giocato in contemporanea con il Pescara, quindi ho visto tutti gli highlights, ho visto tutto, cioè ho recuperato tramite gli highlights e le occasioni, insomma, salienti, ma mi sono fatto un'idea, insomma. C'è qualità nella Feralpi, c'è anche esperienza, quindi
sta pagando il lavoro specialmente del direttore Magoni, che ha saputo scegliere i giovani, perché comunque, se non sbaglio, la Feralpi è una di quelle squadre che fa minutaggio, quindi nonostante il minutaggio riescono a fare sempre bene, arrivare in fondo ai playoff. Quindi mi aspettavo che il Pescara subisse e trovasse delle difficoltà, quindi adesso sarà duro il ritorno per il Pescara. Ecco, appunto, in vista della gara di giovedì sera, cioè, cosa prevedi, soprattutto quale atteggiamento avrà la squadra di Vecchi, che si può permettere anche di pareggiare, però non credo che possa speculare sul risultato. No, assolutamente, non giocherà secondo me per difendersi, commetterebbe un grave errore e non lo farà, secondo me. Poi col passare dei minuti magari metterà dentro difensori, magari da monte come l'ha messo gli ultimi minuti, si coprirà un po' di più verso la fine, ma solo se la giocherà, sicuramente all'inizio se la giocherà. Ecco, conoscendo i tuoi ex compagni della Ferrari Pisalò, ecco, che consiglio dà invece al Pescara, cioè che tipo di partita deve sviluppare giovedì sera? Il consiglio è di rimanere sempre in gara, di non commettere le ingenuità commesse all'andata, perché sarebbero fatali. Io so che dall'altra parte ci sono dei ragazzi che sono molto motivati, a parte la società, gli stessi ragazzi sono motivati a fare bene, perché sanno che per loro quest'anno forse più che mai può essere un'occasione importante per provare a fare il salto, dico, però loro ci sperano. In pratica sperano. Restare in partita, che ne so, fino a 20 minuti, mezz'ora dalla fine, poi tentare il tutto per tutto, parlo esatto. Di Pescara. Esatto, sì. Allora, c'è qualcuno che vuole salutare Davide, il dottor Ritter, prego Pietro. Volevo agganciarmi su alcuni concetti chiave che ha detto Davide, perché, come dire, il successo nasce da lontano, quindi lui ha parlato nella Feralpi Salò di programmazione, di organizzazione che inizia in azienda, quindi una certa cultura organizzativa e aziendale. E poi, secondo me, rispetto al discorso cosa fare, quali consigli dare, secondo me una prima cosa da non fare è fare calcoli. Cioè, se il Pescara entra in campo facendo calcoli, perde quel coraggio, quell'osare, e quindi aumentano tutte le paure che ci portano proprio a perdere. Cioè, per calcoli cosa intendi? Cioè, di gestire il risultato? Sì, oppure di pensare, come dire, il primo tempo gestisco i risultati e poi aumento l'intensità nel secondo tempo, da parte dell'allenatore soprattutto, sì. Non tanto dei giocatori, perché l'impronta la dà l'allenatore, quindi secondo me Zauri non dovrebbe fare calcolo. Su questo argomento vorrei sentire Guido Colangelo, come si prepara una partita dove hai un solo risultato? Perdonami, scusami, sì. Guido, aggiungo solo un'altra cosa, non basta solo questo, è importante che Zauri scelga anche i giocatori più in condizione, con la giusta... Non è facile perché è in emergenza questa volta. Però lui li allena durante la settimana, se abbiamo visto, come dire, un Cernigoi con quell'aggressività, è importante che lui metta in campo giocatori in quella condizione, con quell'aggressività. Guido, come si prepara questo? Certo, quindi la prima cosa, come giustamente dice il dottore, scendere in campo con la formazione migliore, con gli uomini al posto giusto e fisicamente soprattutto a posto. E poi io non sono stato mai capace di pensare di gestire una gara, se mi bastava il pareggio facciamo 0-0 oppure giochiamo la prima mezz'ora aspettando che questi si aprano. Perché Pescara deve gestire per forza, la parte deve gestire come se stesse perdendo questo, sì, io dico, anche per la Pisalò, certo, non è che possa pensare di gestire, tanto gli basta il pareggio e passa il turno. Io penso che la Pisalò scenderà in campo per vincere, così come giustamente fa il Pescara, che è l'unica. Però ti ripeto, siccome il Pescara deve vincere e quindi non ha neanche questa paura che dicevamo prima, quindi sì. Deve solamente mentalmente può essere più libero? Mentalmente io penso di sì, da quella forza probabilmente. Pescara, perché sì. È un solo risultato, quindi è libero probabilmente mentalmente. Probabilmente penso di sì o no. Anche questo dipende dalle caratteristiche di personalità dei giocatori. Non c'è un discorso che si può generalizzare, dipende da come ogni giocatore interpreta poi la situazione. Senti Davide, come ambiente, vabbè, lo stadio Turina ha 2364 posti a sedere, quindi un impianto piccolo, campo in erba, le condizioni ambientali sono normali, insomma, non è il classico campo caldo, no? No, non troverà di certo l'inferno a Salò, però è un campo molto dispersivo poi per un giocatore che non è abituato, quindi
Impatto ambientale, cioè, può essere un fattore a favore della Feralpi, sinceramente, però ci saranno a seguito tanti tifosi del Pescara, quindi alla fine sarà tutto compensato. Poi in campo non si pensa a queste cose, ma si pensa a fare il risultato, sinceramente. Senti, invece tu in Bulgaria come ti trovi? So che stai lottando con la maglia del Sarcoselo Sofia, se ho detto bene, allenata ancora da Sassarini, se non ci sono novità, no? No, Sassarini è stato sostituito parecchio tempo fa da Maccoppi, che è un allenatore che ha allenato sempre italiano, che ha allenato sempre in Svizzera. E niente, noi siamo in corsa per salvarci, sì. Stiamo facendo veramente bene, e possiamo ancora arrivare penultimi. Lunedì avremo lo scontro diretto contro la penultima e nel caso in cui dovessimo arrivare penultimi ci scontreremo contro la quarta della Serie B per rimanere in categoria. E ti sei trovato a tuo agio in questa prima esperienza all'estero? Sì, devo dire che mi ha aiutato il fatto che siamo molti italiani. Sì. Alcuni ragazzi li conoscevo e il mister, appunto, entrambi sono stati italiani. E la società sta cambiando e dietro ci sono delle persone italiane, quindi è stato favorevole, soprattutto da questo punto è stato più facile da questo punto di vista. Poi ci troviamo bene, Sofia è una città carina. Ovviamente ti manca Pescara, quindi sì, quello sì, quello è sicuro. Luigi, vuoi salutare Davide Vittorini, sì, che ci ha fatto vedere. Davide lo conosco, è proprio un frutto della nostra città, e un ragazzo veramente educatissimo e bravo, davvero un in bocca al lupo. E mi ha colpito quello che ha detto Davide a proposito della partita con il Feralpi, quando ha detto dobbiamo rimanere in gara. È vero tutto quello che si diceva, e cioè che non bisogna partire facendo calcoli o pensando poi nel secondo tempo di aumentare l'intensità, ma quello che diceva Davide, che ormai ha esperienza, e che comunque devi rimanere lì almeno fino agli ultimi minuti, perché anche se dovessi arrivare sul pareggio, sullo 0-0 fino all'ultimo quarto d'ora, comunque sei in partita e l'episodio poi può darti la grande opportunità. E quindi è concentrazione, grande agonismo, grande mordente, sono ingredienti che alle giocatori. Ci fai un pronostico, Davide, per questa partita? È difficile, due pari, quindi Pescara a casa è dura, per me è dura, però fino alla fine se la deve giocare. Certo, Davide, noi ti ringraziamo in maniera sentita, ti facciamo ovviamente in bocca al lupo per questo finale di campionato e speriamo di rivederti più presto dalle nostre parti. Un abbraccio, Crepi, a tutti, grazie mille, grazie. Un abbraccio, grazie a tutti, Davide. Grazie. Allora, Guido, da Zauri ti aspettavi di più o no? Beh, no, non di più no, è difficile dare di più, perché in fondo è quasi... O un qualcosa di diverso, ecco, la formula. Ma no, di diverso no, perché io penso che abbia fatto il massimo. Io voglio dire, all'inizio ero rimasto un po' perplesso da questa squadra, da questo comportamento anche dell'ex Auteri. Io ti dico la verità, non ancora imparavo i nomi, cioè se tu mi dovessi dire i giocatori, chi sono, il nome, e dico guarda scusa ma io tutte e 25 ancora me le imparo. E quindi adesso si comincia a vedere già una struttura, una base, e quindi io penso che il dottore mi darà ragione, anche i ragazzi cominciano ad avere autostima e sapere come combattere, come entrare in campo, anche perché, che succedeva prima molto spesso, il giocatore ha fatto un'ottima partita, la domenica dopo andava in panchina. Quindi c'è stato un giro strano, e quindi anche questo tipo di autostima è mancata proprio. Quindi non... A proposito di autostima, sì, nella prepartita la conferenza stampa che ha fatto Zauri ha indicato come sta lavorando sul piano mentale, ha detto chiaramente che cerca di far capire ai giocatori quanto sono forti, quindi cerca di trasmettergli convinzione. Certo, convinzione. Con i video, con un certo tipo di lavoro, parlando con loro, poi, non basta questo. Certo, però farli diventare scienziati poi è difficile, insomma, farli diventare fenomeni è complicato. Dal punto di vista tattico non mi pare che ci siano state rivoluzioni.
Abbiamo messo in croce Auteri, però l'ultimo periodo di Auteri era quello in cui finalmente erano stati individuati i ruoli, era stata individuata una formazione, poi grosso modo mi pare che sia la stessa di Zauri, poi ci possono essere accorgimenti tattici in campo diversi. Quello che sottolineavo all'inizio della trasmissione è che forse Zauri, alla luce anche di queste tre partite in cui inizia a esserci la mano di Zauri, perché le ultime di campionato erano pronti via per l'allenatore nuovo, e l'aspetto caratteriale, quello che sottolineava Pietro e sottolineava anche Guido, che questa squadra ha quella determinazione, quel mordente che forse non aveva dimostrato di avere durante il campionato. Poi se basta non lo sappiamo, però intanto lo ha dimostrato. Francesco Riccardo, hanno altre ci chiavi di lettura? Ci sono da augurarsi che possa bastare, perché stiamo parlando, per meglio dire, Zauri ha lavorato anche contro il tempo, perché giocarono tre giorni, quindi ha lavorato poco in settimana soprattutto. Ma io ci aggiungo che se per mesi abbiamo analizzato il Pescara per un'intera stagione praticamente, e il Pescara aveva quel problema lì, Auteri commetteva determinati errori, sappiamo tutto quello che è successo. Se molto di quello che è successo nel corso della stagione è vero che cambia l'allenatore, quindi di colpo il brutto anatroccolo, no, perché non era brutto anatroccolo prima e non può diventare un cigno elegante adesso, ma sta di fatto che il Pescara di oggi ha ancora molti dei problemi che aveva prima. Quindi uno, io ribadisco che questa squadra secondo me dall'inizio era stata sopravvalutata, forse ci aspettavamo, ecco, diciamo, tutti un qualcosa in più, e se questa squadra non è riuscita mai a fare il salto di qualità, perché ovviamente questi giocatori, forse uno presi singolarmente, saranno pure tutti bravi e meritevoli di palcoscenici diversi o comunque di poter... È vero quello che dici tu, però non c'è una controprova se fosse arrivato prima Zauri. Ah, appunto, no, ma io beh, quello è stavo dicendo, appunto, secoli, ma a maggior ragione, a maggior ragione con questo poco tempo Zauri, come diceva Pietro, può solo lavorare oltre che sul piano... A livello tattico qualche variante l'hai notata, Riccardo? Ma più che a livello tattico ho notato un cambio di atteggiamento da parte di alcuni giocatori che provano più a giocare la palla e stanno cercando di diventare un po' più squadra e si aiutano un po' di più, e l'atteggiamento è totalmente diverso dalla squadra di Auteri, che a un certo punto era scollata tra... Diciamo che questa squadra è anche un po' più corta. È un po' più corta, infatti, questa squadra è un po' più corta, trea di più, e lotta di più. È vero che sui playoff è tutto un altro campionato, però la mano di Luciano si vede, consideriamo che da 15 giorni, poi ha fatto tre pareggi, difficilmente l'ultima, la quarta partita diventa un altro pareggio, secondo me una delle due vince, è un mio pensiero. Vediamo quattro, c'è anche quello del Limolese. C'è anche quello del Limolese, giù, quattro, quindi prima o poi o si vince o si perde, non è che si possa mai pareggiare. E quindi potrebbe essere anche il giocatore su cui più ha inciso Zauri è stato Dursi, che poi paradossalmente manca in queste due partite, ma il Dursi del ciclo Zauri è un giocatore diverso, devo incredibile, dire anche Pompetti e Pontisso hanno, secondo me, dato qualcosina di più, pur considerando, ripeto, Pompetti il nostro faro in assoluto. Fa abbastanza rabbia vedere Vitturini in Bulgaria, perché è un ragazzo che io ho tutelato, cui io voglio un bene particolare, ma è un ragazzo che poteva assolutamente, certo, giocare, ben figurare, ben figurare, cioè Vitturini è un giocatore tranquillamente da Serie B, perfetto, quindi sarebbe stato prestato alla C. All'età di Vitturini a Pescara, all'età di Vitturini a Teramo, ma io penso che hai fiducia nel ragazzo e lo aiuti a crescere, a imparare, a migliorare, perché non puoi pretendere dal ragazzo, gioca una partita, due, la prima la gioca bene, la seconda bene, la terza così così, la quarta già non gioca più. Ma guarda, io penso questo è il problema di chi lavora in un come società, dico, lavora in un determinato modo. Pietro Vitturini a Pescara a terra, poi Guido, poi c'è Andrea che voleva intervenire. È andato, Pietro, come è andato, purtroppo. No, volevo dire che da Zauri mi aspettavo invece, ad esempio, che lavorasse più sulla verticalizzazione della squadra, sulla verticalità e anche sulla velocità nei passaggi. Il Pescara tiene molto la palla, come faceva con Auteri, e verticalizza, ma molto credo che dipenda anche dalle caratteristiche. Adesso purtroppo dipende dalla squadra che si è consolidata a giocare in quel modo, però ci può incidere in qualche modo. Non lo vedo però questo rispetto ad Auteri, questa differenza. Guido, invece, cosa ti piacerebbe vedere? Ma mi piacerebbe vedere la compattezza della squadra, mi piacerebbe vedere
la voglia, ecco, la voglia di vincere, quello che forse manca a questa, abbiamo già detto, hanno già detto quasi tutti, è che si va in campo certe volte come se non fosse una finale. Queste sono tutte finali, sono tutte partite importantissime, e invece l'approccio è sempre, a parte il gol di ieri dopo 5 minuti, ma l'approccio è sempre abbastanza lento, abbastanza un po' senza determinazione. Ecco, la parola giusta, la determinazione mi sembra vedere. Che si collega alla motivazione. Andrea, la motivazione, poi andiamo in pubblicità, cioè. Dimmi. Sì, vorrei chiedere al dottor Diterio cosa pensa del linguaggio del corpo di Luciano Zauri, che nella sua prima esperienza da allenatore del Pescara appariva spesso come una sfinge, e tale è rimasto anche nelle prime partite di questa sua seconda esperienza. Queste gare di playoff stanno mettendo in evidenza uno Zauri un po' più, tra virgolette, umano, cioè uno Zauri che si emoziona anche. È cambiato, secondo te? No, c'è un bicchiere d'acqua ad Andrea. È naturale che tutti un po' cambiamo anche con l'esperienza, soprattutto alla luce della precedente esperienza dove Luciano Zauri era molto contratto. Io lo vedo contratto anche ora perché c'è una grande responsabilità. Beh, per lui è una bella chance questa. È un'occasione di riscatto, che... però ne sente anche il peso, secondo me. Ma lui è arrivato qua arrabbiato, non è arrivato qua sereno. Cioè, lui ha preso questa panchina anche come una rivincita di tutto quello che gli è stato fatto nella gestione precedente. Questa è la verità, quindi non è sereno. Secondo me è sereno, ma uso un termine televisivo, arriva da incazzato. E quindi cerca anche di trasmettere questo. Perché, ma per uno che vuole fare l'allenatore, è importante esprimere le emozioni, certo, in panchina, o è importante contenerle? No, soprattutto è molto importante il linguaggio non verbale. Un esempio è Zeman che si sta fermo, sta in panchina chiuso e si alza solo in occasioni eccezionali. Quello veicola un messaggio potentissimo ai giocatori. Guido, tu che facevi in panchina? Io facevo come spaccavo le panchine, il pazzo. E quindi vedi, a seconda della a seconda del carattere della persona, penso. Bisogna spiazzarli però i giocatori, perché se li spiazzi con un comportamento non verbale diverso veicoli un messaggio. Sì, però molte volte c'è il giocatore che non ti capisce, che questo tipo di veicolo verbale non segue, e quindi non riescono a seguirti. Posso fare un esempio con una provocazione? Se Zauri decidesse mercoledì giorno prima, scusami, non ci alleniamo, divertitevi, svagatevi. Sì. Che messaggio manderebbe ai giocatori? Figuriamoci, se li lascia libero io da domani, ancora meglio. O anche, devi vedere come reagiscono. Perché adesso l'idea è ci dobbiamo allenare, dobbiamo aumentare l'intensità dell'allenamento. Pietro, sono 25 teste diverse, 25 caratteri. Ma il messaggio è diversi, unico che mandi, quindi, in questo modo. Devi vedere come reagisce, vuoi essere quello che reagisce e si carica, cioè, da solo. Dici un qualcosa di nuovo. Intanto spiazza il giocatore, perché il giocatore si aspetta che l'allenatore gli chieda di più. Tu gli chiedi di meno, questo è un intervento paradossale. Scusami, a me è successo, a Lanciano. Bisogna vedere che squadra trovi. Io trovai una squadra. Anche il momento, cioè, particolare. Era un fine campionato. Qua ti giochi tutto. Ci mancavano poche partite. Vado allo spogliatoio, gente a niente mi guardava con gli occhi spenti. Gente che diceva: ma mister, ma io la mattina mi vado a lavorare, facciamo allenamento il martedì, dobbiamo fare i pesi, dobbiamo fare questo. Ho visto che la squadra era proprio distrutta, annientata, no? Allora sono andato io lì un attimino, allo spogliatoio, c'eravamo una partita importantissima a Sassari, una finale di Coppa Italia. Allora dice, visto, domani a che ora? Domani portate l'accappatoio, le ciabatte, si va al mare ai Trabocchi andiamo. E visto, andiamo al mare. Portate la capace, ci faccia pure il bagno. Sapere com'è finita. È finita che abbiamo fatto un finale ottimo. E la gente, come dice lei, dottor, non ci credeva, no? Perché? Dice, ma è possibile che noi l'altro martedì andiamo a fare pesi, palestra, e noi andiamo a fare a giocare. E tu immagini che su quella spiaggia hanno lavorato molto, 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 ma molto di più
di come se uno dovesse andare in palestra a fare i pesi, e certo, dopo. Quindi voglio dire, succede, dal punto però, di vista. Però voglio dire, io devo domandare la partita di Colagno quando di un Berino che appena parlo con un allenatore, con un uomo di calcio, lo chiedo sempre, certo. Ma tutti questi sì. E rubo una simpatica battuta dell'amico Totò De Leonardis quando parlava di Conte, lui in derisa, e diceva che Conte era il vigile urbano meglio pagato al mondo. Adesso ce ne sono tanti di vigili urbani, ma secondo te, io ti domando, durante una partita, quando questi che fanno così I giocatori li guardano, non capisce quello nessuno. Stai indicando di là, tac, ti dico no, tu vai di là, secondo te ce li sentono o no? Beh, quello che io semplicemente questo chiedo, quelli si rendono conto? No, se... no, non si rendono conto di niente. Come il messaggio è ridurre il controllo, non aumentare. Non sei il primo allenatore, allora, scusi, che mi dice no. Non posso, c'ho 30 secondi perché dice il dottore. Sì, certo. devo, allora, per far forza la tua idea, anche, no? Così diventa la mia, quindi. Tutti al bar, e quindi io ho preso un'altra volta, un'altra squadra. Che è successo? Che non sapevamo se uno era allenato, non era allenato, e quindi sai, non sapevi come spingere di più questa preparazione, come portarla al top. Allora portai un amico mio che fa il biologo e gli facemmo le analisi a sangue, facciamo un'analisi e vediamo chi deve correre e chi non deve correre, e tutti quanti, ammazza, quello che era la Serie A, una cosa incredibile. Io lo feci viaggiare con me, questo signore, pigliamo tutte le boccette, le cose, i cosetti, quando tornammo verso Penne, io mi abitavamo a Penne, ci fermammo su un cavalcavia, pigliamo la roba e dice, che fai, fa? Butta tutto! Buttammo tutto e via. E questi che chiedevano, mister, ma io come sto? Ma devi aspettare che ancora arrivano i risultati. Alla fine tu devi lavorare di più, tu di meno, tu ti devi stare un po' calmo. E tutti quanti raggiunsero il top della capacità fisica. Sono anche queste delle strategie, no? Perché c'è la volontà di migliorarsi? Quindi è bello, no? Nel senso, ecco perché poi parlo quando parliamo di numeri e di cose, insomma. Soprattutto andiamo in pubblicità perché siamo un po' in ritardo, poi torniamo in studio per gli ultimi 25 minuti, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22, 11 minuti, rientriamo in diretta, ripartiamo da Andrea Costantini, aggiornamento sul posticipo. Tutto invariato, 64esimo minuto, Fiorentina 2, Roma 0, ricordiamo le reti di Gonzalez sul rigore di Bonaventura nei primi 12 minuti di gara. A te. Allora, entriamo nel vivo di questa partita di Salò. Vorrei coinvolgere subito Luigi Alborimascia. Perché coinvolgo subito lui? Perché, lo sapete tutti, Luigi è cittadino onorario di Salò. Salò e Pescara sono le due città del cuore di Gabriele D'Annunzio. Pescara è la sua città natale, mentre Salò è vicino alla dimora di D'Annunzio a Gardone Riviera. Proprio Luigi Mascia è stato a Gardone Riviera per partecipare alle celebrazioni del compleanno del Vata. Adesso la regia ci proporrà ancora qualche immagine. Si è diventato cittadino onorario proprio per la collaborazione tra le due città. E tu sei il primo pescarese dopo D'Annunzio a ricevere questa onorificenza, sì. No? Ci ricordi quel momento? È una bella sorpresa questa. È una bella giornata per te, è stata. Giornata bellissima il 19 luglio del 2021, quindi stiamo parlando di meno di un anno fa. Il sindaco Cipani mi ha consegnato tutto ciò che è necessario per rendere onore a un cittadino onorario e dopo Gabriele D'Annunzio il secondo pescarese ad avere davvero questo titolo che è mi è tutto attivato. Grazie alle varie iniziative Pescara, città sì, D'Annunziano, il festival di D'Annunzio. Dai tempi in cui sono stato sindaco si è rilanciato, perché in passato comunque c'erano stati ottimi rapporti tra le due città e poi nel periodo in cui sono stato sindaco abbiamo rafforzato i legami con la città e nel nome di questo grande marchio pescarese, non me ne voglia il Vate che lo definisca un marchio, ma lui è stato un inventore di marchi in realtà e quindi non si offenderà, e abbiamo rilanciato fortemente questo binomio è nel nome del Vate. E anche per questo gemellaggio stiamo vedendo ancora. Ecco, le qui immagini. Consegno un modellino della casa natale di Gabriele D'Annunzio. Quindi dista a pochissimi 5 minuti tra Salò e Gardone Riviera. Di fatto è come se parlassimo di Pescara e Francavilla al Mare o di Pescara e Montesilvano. Sono due cittadine confinanti e in pochissimi minuti si raggiunge. E a Gardone Riviera, qui a Pescara, avete intitolata anche la piazza Largo Gardone Riviera, no? Sì, è quella bella piazza di fronte all'Aurum che si chiama Largo Gardone Riviera e loro hanno reso onore a noi con il giardino Città di Pescara, ma già durante il mio mandato da sindaco c'è una via che si chiama Via Pescara proprio a ridosso del Vittoriale. Vittoriale, ricordiamo, dimora di D'Annunzio, è diventata una fondazione e ci sono diverse visite durante l'anno, leggevo circa 210.000 visitatori sì, annuali. Sì, puntano l'obiettivo anche di 300.000 e probabilmente la casa museo più visitata in Italia e tra le più visitate in Europa. Ricordo sempre che dopo Dante Alighieri il nome di Gabriele D'Annunzio è il più cliccato
tra insomma, sei anche tu un doppio ex di questa partita. Sono di casa lì, davvero sono di casa, mi vogliono molto bene, si sono creati rapporti umani. Andrai a Salò oppure sentirai solo per... No, purtroppo no, e se fosse stato un turno non infrasettimanale ma domenicale sarei andato proprio senza alcuna esitazione. È un turno settimanale tra impegni politici e professionali. Località bellissime davvero, sul lago, sì, di Garda. Davvero, quindi... davvero bei posti, davvero luoghi ameni. Anche per i tifosi che andranno ci sarà questa opportunità, no, di visitare. Sì, conosco bene l'impianto, ho avuto modo di visitarlo e quando Davide Vitturini diceva un impianto un po' dispersivo, ha ragione, perché è vero che c'è la classica tribuna, però in realtà poi il resto è molto aperto. Guarda, può ricordare un po' che in realtà lo stadio insiste in un ambito sportivo più ampio, può ricordare un po' uno dei campi del Poggio degli Ulivi, sembra più un campo di allenamento che un vero e una proprio piccola stadio. Bomboniera, insomma. Per chi sì, c'è stato ricorda lo stadio di Montesilvano. Dimmi, per chi Andrea. C'è stato ricorda, per chi c'è stato è vero. Ricorda lo stadio di Montesilvano, lo stadio Mastrangelo. Ok, beh, i tifosi che andranno potranno avere anche la possibilità di visitare il Vittoriale, quindi sarebbe una bella occasione anche a livello turistico. Sì, è, no? Lì il naso e la bocca proprio, quindi è una... Allora, occasione. Entriamo nel vivo. Si può chiudere la stagione giovedì così come ci si può rilanciare alla grande, perché se dovesse fare il miracolo la squadra si caricherebbe molto, ma molto, in vista dei prossimi turni, no? Cioè anche a livello... Acquisterebbe consapevolezze, forse è quello che è mancato durante tutto il campionato. Ecco Guido, tu prima dicevi non bisogna fare calcoli, però Zauri deve fare, intanto avrà una squadra con diverse assenze, cambierà qualcosa, tocca a lui ovviamente valutare gli elementi più in forma, la solita staffetta Cernigoi-Ferrari, dipende dalle condizioni soprattutto di Ferrari, ma un Delle Monache ad esempio lo butteresti nella mischia in questo appuntamento così importante, un 2005? Io sì. Cosa prevale, l'incoscienza in queste occasioni? No, l'incoscienza del ragazzo che non ci pensa e gioca come sa fare. È un ragazzo che si sta maturando tantissimo. Io l'avrei buttato anche prima in mischia, ieri. Sì. Ti dico anche... Cioè se c'è Dursi preferiresti puntare su Dursi? Ma sì, fino a quando regge il discorso anche Dursi, ok. Anche Clemenza, no, per esempio, quando ho visto che io... È stanco Clemenza. È stanco. Visto. Io l'avrei inserito subito al posto di Clemenza, già dal primo e secondo tempo, perché è un ragazzo che ha dei movimenti, ha degli strappi, ha una forza incredibile, anche se è così piccolino, ma è anche difficile poi da marcare, anche da prendere, perché è velocissimo, è rapido, c'ha forza, c'ha potenza. E poi questo è entrato al 38esimo, 39esimo, sì, insieme, negli ultimi 10 minuti. Questo ha avuto tre palle gol, o ha dato tre palle gol in un attimo, quindi voglio dire... Se c'è, ecco, invece al centrocampo uomini contati, perché ha soltanto Pontisso, Memusciai e Giambò, se dovesse confermare tre uomini. Potrebbe cambiare invece a livello tattico, giocare a due? Ma potrebbe certamente, come no, cambiare a livello tattico sarebbe... Però lui, io penso che lui non ci pensa, perché vuole mantenere questa struttura, può adattare qualcuno a centrocampo. Zappella per esempio, Zappella per esempio, giocatore molto eclettico, spostarlo più centrale. Non pensi che possa tornare al 3-4-3? È un'ipotesi. Io non credo che Giambò troverà posto, perché Giambò nelle ultime partite può alternare. Non ci sono alternative. Può giocare anche se giochi a due. Giochi a due, giochi come Memusciai. Mette Zappella come. E poi mettere Zappella. Credo che preferirà. Anche Memusciai, che sta giocando bene. Memusciai è stato. Però non è in condizioni fisiche ottimali. No, però è stata una bella sorpresa Memusciai, perché ha fatto un grande primo tempo. Ha lottato, ha corso di più, ha un'autonomia limitata. Non hai 90 minuti. Sì, però io non credo che lui partirà con Giambò. Io credo che invece credo che Clemenza non troverà posto, perché io ritengo che possa far partire Delle Monache se ce l'abbiamo per quanto riguarda la nazionale, perché il ragazzo ha voglia. Luciano non è assolutamente, anzi lui crede molto nei giovani. È stato preso per questo e io credo che, a mio avviso, visto che deve fare una partita diversa, non possiamo andare là a fare calcoli,
dovevano giocare 95 minuti al massimo, perché questa è la partita che potrebbe essere veramente la partita della svolta, al di là della consapevolezza e della forza, il fatto che ci proietterebbe in quella che poi sono i posti allora, che ci aspettano. Allora, in questo ultimo giro vi chiedo, quando sono iniziati i play-off, pensavate che il Pescara potesse arrivare un po' più lontano? Non so, viste le difficoltà, senza conoscere ovviamente gli avversari, poteva arrivare ai quarti, alle semifinali, agli ottavi. Cosa pensavate prima dei playoff? Chi vuol rispondere subito? Che un minimo di speranza, cioè uscire agli ottavi, che andasse avanti anche oltre questo turno, è ovvio che c'è sempre. Poi se uno si mette a riflettere come è stato l'andamento del campionato, in modo realistico, freddo, distaccato, dice: ma se questa squadra è andata a singhiozzo per 9 mesi, mo di colpo questi trovano il miglior rendimento. Infatti, ti chiedo però, ad esempio, partite, il Foggia arriva settimo in classifica, però ha la grande possibilità di essere un po' la mina vagante, ma se tu a me mi nomini Foggia, vabbè. Penso a chi ha allenato e penso come ha giocato tutto l'anno, come giocano le squadre di Zeman, e quindi passi da senza una grande calcoli, prestazione senza calcoli. Bravo, e passi da una grande prestazione e magari una grande vittoria ad una buona prestazione, magari non accompagnata. Quindi, ricapitolando, dalla prima dei playoff pensavi che andasse più avanti la squadra? Che comunque almeno arrivasse a questo turno, e considerato che a questo turno ti capitano squadre che sono quasi del tuo livello, perché la squadra che dopo 9 mesi di campionato chiude al quarto o al quinto posto, non c'è una grande differenza. Magari la differenza più forte la incontrerai forse dal prossimo turno. Ricordiamo che il Ferrarpisalò si è piazzato al terzo posto, anche nel sorteggio. La Ferrarpisalò ha fatto un grosso campionato, ci mancherebbe. Il Pescara, concludo, secondo me deve provare, ma tutti questi sono tutti discorsi che a parole tutto è facile, però deve provare mentalmente, e poi da applicare, a giocare come se comincia la partita, visto come è andato il campionato, una finale e la stai perdendo già 1-0. E quando la riesci a pareggiare, non pensare che stai vincendo, ma provare, ripeto, mentalmente, perché questi sono i suggerimenti che credo che si daranno anche tra di loro. Eventualmente, facendo i debiti scongiuri, sarebbe una delusione uscire agli ottavi, Luigi? Guarda, le mie convinzioni sono state condizionate dal piazzamento in campionato del Pescara, perché la formula dei playoff incide molto sulle prospettive. È chiaro che un conto è arrivare terzo e ben altro conto è arrivare quinto, quindi ho sempre pensato che questa fase dei playoff fosse cruciale. Era in testa di serie, quindi con due pareggi potevi passare. Che comunque tutto diventa più difficile, ma d'altra parte è anche giusto, il campionato dà i suoi responsi e quindi questo deve pesare nella fase dei playoff. Secondo me fino adesso abbiamo fatto quello che si prevedeva. Quello che deve arrivare, anche per il campionato che abbiamo visto disputare dal Pescara, può essere un di più e può stare in quel perimetro ben circoscritto che è questa formula dei playoff, che, come dicevo all'inizio, è come se fosse un campionato a sé stante, è come l'europeo. Qualcuno pensava che l'Italia fosse favorita all'europeo, no, arrivi, sei pronta per quella competizione, ti trovi in quel momento con i giocatori giusti e la condizione migliore, come può accadere al Foggia per esempio. C'hai anche un po' di fortuna. È un po' di fortuna che quello assolutamente... Quindi Riccardo, bravo Riccardo, uscire agli ottavi sarebbe una delusione? No, non è una delusione per il campionato che abbiamo fatto. Io ho detto che passare i primi due turni era d'obbligo. Cioè avevi due possibilità, avevi due risultati su tre, giocavi con delle squadre classificate. I playoff veri per noi sono incominciati con questa partita, dove per quello che ha detto Luigi è vero, cioè ci penalizza il fatto che comunque giochi a rincorsa sul risultato. Io no, onestamente l'ho detto prima, per me ci sono tante possibilità che passi il Ferrarpisalò e venti il Pescara. Tra l'altro non dimentichiamo che mancherà il giocatore che ci ha sempre dato tanto, che è Pompetti, e io non ho mai visto giocare la squadra ultimamente senza di lui. Vero. Quindi poi il calcio è bello perché è pazzo, poi troviamo una, che io me lo auguro, la follia, come abbiamo con Cernigoi. Guarda, Cernigoi in quella azione mi ha trasmesso una rabbia che quella secondo me stravolge tutti i calcoli. Corri, picchi, lotti,
Quello è quello che dobbiamo fare, una partita così. Però, scusate, ma non, perdonami, ma io non faccio calcoli. Quella partita vai e te la giochi. Non penso né al primo né al 90esimo minuto. 90 minuti alla morte, come se fosse, come se volessero ammazzare tua madre. Tu devi giocare in quel modo. Basta, Pietro. Non c'è altra soluzione. Poi se a De Lucia succede quello che è successo a Radu, partiamo con una vabbè, ma poi puoi anche perdere la partita, ma tu devi giocare alla morte. È una provocazione milanese. Ma io poverino, guarda, Radu è un bravissimo ragazzo, vittima di un incidente che purtroppo gli può condizionare la carriera, e sono contento che l'Inter lo sta proteggendo, perché sicuramente se l'Inter perde il campionato non è per colpa di Radu, ma è per colpa di tanti gol che ha sbagliato. Pietro Oliterio, in chiusura. No, i ragionamenti un po' che si fanno sembra che il risultato dipende un po' dal caso. Se in realtà è frutto di un lavoro fatto bene. Il Pescara, quello che ha sempre sofferto quest'anno, ma anche negli altri anni precedenti, è il problema dell'ottimizzazione. La squadra va ottimizzata non solo sul piano mentale, perché non è che tutto dipende dalla testa, chiariamoci, ma va ottimizzata anche sul piano tattico, e su questo può incidere solo l'allenatore. Quindi se sarà bravo Zauri a ottimizzare in questa partita la squadra sul piano tattico e sul piano mentale, ce la faremo per, come dire, tornare alla partita di Cesena. Se il Pescara ritrova quello spirito di Cesena, non ce n'è per nessuno. Guido, io sono sempre convinto che ce la facciamo, perché giustamente io vedo la squadra adesso più compatta, più quadrata, la squadra più viva. Squadra. Ecco, l'unico problema di questi, come giustamente dicevate voi, queste squalifiche che ci possono penalizzare in maniera enorme, perché questa è una squadra. Qual è la squalifica dobbiamo... più pesante? De Riso, Pompetti, Dursi? Io penso Pompetti sì, è determinante. Pompetti. Però il problema, voglio dire, questa non è una squadra che poteva fare quinta in questo girone, in questo campionato. Quindi se trova le giuste motivazioni, certo ci vorrà tempo, però Zauri sta lavorando sulla testa, speriamo che raccolga i frutti giusti. E poi ti ripeto, il Pescara non è una squadra che sa difendersi, e siccome deve solo vincere, per noi è un vantaggio. Può anche speriamo. Incassare, ma l'importante è fare un gol in più. Una cosa certo, non deve andare all'arrembaggio. Con intelligenza, certamente. Enrico, aggiungo un'altra cosa. Sì. In questa fase importante, soprattutto per Zauri, che mette in discussione tutti però non c'è Pompetti, però. Se l'allenatore non trasforma i però, ha già perso. No, l'ha detto proprio in conferenza stampa, Andrea, correggimi se sbaglio, ho una rosa... valida, chi gioca merita il suo posto. Spero lo trasmetta alla squadra. Ma devo dire che Zauri su questo aspetto ci ha puntato sin dall'inizio del ciclo playoff, di avere le armi per fare bene lungo tutto il tragitto, anche quando gli si era chiesto, ma si parte dalla prima partita, il Pescara dovrebbe fare percorso integrale, e lui ha detto no, noi comunque abbiamo le armi per fare bene a lungo andare, quindi questo è il momento di dimostrarlo. Una curiosità, una statistica, sì. Il Pescara senza Pompetti ha giocato 7 partite, 3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, 2 di quelle 3 vittorie contro il Montevarchi, la terza nella gara di Olbia. 2 volte è andato in panchina Pompetti e le altre volte invece è stato fuori per squalifica o infortunio. E per chiudere vediamo il quadro delle partite di giovedì, tutte alle 20:30 tranne la gara tra Monopoli e Cesena, dovrebbe iniziare alle 20:45, quindi si disputeranno, Ferrar Pisolo Pescara, Palermo Triestina, Renate Juventus Under 23, Entella Foggia e Cesena Monopoli alle 20:45. Possiamo dare una previsione su queste gare? Può restare la grafica? Chi si qualifica, Guido? Delle altre squadre? Foggia si qualifica certamente, il Palermo ha vinto a Trieste, il Cesena ha vinto fuori casa e il Pescara. Renato Juventus, la Juventus potrebbe andare a vincere anche sul campo del Renato, una squadra sbarazzina. Io penso Cesena, Foggia, Renata, Palermo e Pescara. Renate. Luigi? Sì, confermo più o meno questo. Quindi date il Foggia qualificato? Ma Foggia se perde è fuori, No, ma vince, dai che non... Vincerà 4-3. Beh, per le caratteristiche del gioco di Zeman, li inviti a nozze ad andare. È ovvio che quando penso a Foggia e quindi anche al Pescara c'è un po' di...
come possiamo dire, di cuore, di legame, certo, certo, in modo così freddo, sintetico. Se Pareggio passa in vinto, sì, la sicurezza. Io sogno un Foggia-Pescara poi ai quarti di finale, dai. Quarti di finale che inizieranno martedì prossimo. Chissà se ci sarà il Pescara, lo scopriremo giovedì sera. Grazie a Luigi Alboremascia, grazie a Guido Colangelo, a Pietro Di Terra, Riccardo Clinco, a Francesco Di Francesco. Grazie Andrea, a lunedì prossimo, mi raccomando, in studio. Ciao a tutti. Grazie a Loris. Speriamo. A Maurizio, buona serata a tutti. Regia. Ci vedremo lunedì prossimo, giovedì sera. Appuntamento, Andrea, a che ora iniziate? Alle 20? Assolutamente sì, alle ore 20 torniamo al classico orario della mezz'ora prima e poi fino alla fine per i commenti su eliminazione, speriamo di no, passaggio del turno, speriamo di sì, del Pescara al Turina. A te, buonanotte grazie, a tutti. Grazie Andrea, grazie per averci scelto, appuntamento lunedì prossimo.